Dopo mesi di voci, trattative e indiscrezioni, finalmente la Dorna ha fatto uscire il calendario della Superbike 2020, che dunque, dopo aver corso una gara a Phillip Island, riprenderà le ostilità. E dunque finalmente siamo qui a parlare, secondo me, dello sport motoristico su due ruote che prediligo rispetto ovviamente alla MotoGP. La Superbike ha presentato un calendario provvisorio che andrà approvato entro 10 giorni, ma che comunque darà modo a Jonathan Rea e compagni di tornare a scannarsi. Qui vediamo intanto un'immagine invece della gara australiana, l'unica corsa a febbraio di quest'anno, una delle gare più belle della Superbike mai viste, con tre gare ipercombattute, con tre vincitori diversi, in questo caso inquadrati Scott Redding, Michael Vandermark, anzi Michael, e Toprak Razgatioglu in primo piano. Un calendario che in realtà andrà a consumarsi soltanto in Europa. Ci sono alcune esclusioni e alcune conferme, in particolare vengono escluse Donington e Assen, che chiedevano un assembramento di pubblico, quantomeno la presenza del pubblico seppur in formato ridotto. Purtroppo è stato cancellato anche Imola. Io che abito a Parma, volevo andarci dal vivo quest'anno, purtroppo dovrò aspettare fino all'anno prossimo. In ogni caso la Superbike ripartirà, non ripartirà a luglio così come la Formula 1, che è l'altro sport motoristico principale del mio canale, ma ripartirà ad agosto. E il calendario lo andiamo a vedere tutti insieme. Ci sono soprattutto tantissimi round in terra iberica, perché il primo round del nuovo calendario Superbike sarà a Jerez de la Frontera, poi la settimana dopo si andrà a Portimao e si tornerà in Spagna per l'ultimo round di agosto, ovvero al Motorland di Aragon. Una sola gara a settembre ci sarà, ovvero quella di Misano Adriatico. Non ci sarà invece l'altro appuntamento italiano di Imola. Concluderanno altre due gare in Europa il 3 e 4 ottobre a Manicure e il 17 e 18 ottobre a Barcellona, che dovrebbe essere l'ultimo round stagionale. Dunque sono stati cancellati anche i round di Germania, che doveva tornare dopo l'esperienza al Lausitzring sull'autodromo di Oberschleben, e viene cancellato anche il Gran Premio del Qatar, che dunque non verrà rischedulato, esattamente come la MotoGP. Dunque al netto di una gara australiana corsa a febbraio, tutti i round che verranno fatti saranno europei, e questo vale anche ovviamente sia per le categorie propedeutiche, ovvero la Supersport 600 e la Supersport 300. Anche la Supersport 300 deve essere al debutto nei round europei, quindi debutterà l'1 e il 2 agosto, mentre la 600, così come la Superbike, ha corso una gara in più in Australia. E dunque qui in questo caso, a differenza della Formula 1, dove non abbiamo ancora un leader del campionato, perché il campionato partirà appunto a luglio, in questo caso sia in Superbike che in Supersport abbiamo già una situazione ben definita per quanto ovviamente concerne le prime gare. E dunque bisogna capire se questo lungo stop della Superbike avrà cambiato i valori in campo, e qui andiamo a vedere quella che è la classifica del campionato, per quanto poco indicativa su una gara, e vedere quali sono gli eventuali valori in campo che potrebbero rendersi protagonisti da agosto a ottobre per questi round della Superbike. Format ovviamente che non è cambiato rispetto all'anno scorso: la Superbike avrà due gare lunghe e una Super Pro Race, che assegnerà la classifica e la griglia di partenza di gara 2. Supersport e Supersport 3 invece avranno una gara secca sempre alla domenica. Andiamo a vedere quella che è la classifica per quanto riguarda la Superbike. La Superbike si era salutata con il round australiano con un incredibile Alex Lowes in testa, ed era probabilmente il leader più improbabile. Dopo la prima gara ognuno si aspettava Scott Redding, Toprak Razgatioglu, lo stesso Jonathan Rea, e invece Alex Lowes, il compagno di squadra di Jonathan Rea da quest'anno, ha sorpreso tutti con tre gare veramente competitive, e vincendo la gara lunga numero 2 si è aggiudicato la leadership del mondiale con 51 punti. Poi, causa il grandissimo stop del Covid-19, Alex Lowes si presenta alla ripresa del campionato mondiale Superbike come leader della stagione. Scott Redding è secondo in campionato con 3 terzi posti, uno Scott Redding che ricordiamo è vincitore del British Superbike del 2019. Rea e Razgatioglu, che possono essere secondo me i principali contender già in questa stagione, appunto secondo me insieme a Scott Redding sulla carta, sono di fatto terzi e quarti, con Razgatioglu che è davanti di Jonathan Rea rispetto a 2 punti.
anche se non sottovaluterei ovviamente il quinto posto di Michael van der Mark con 31 punti, anche se un van der Mark ha dimostrato di essere al momento un gradino sotto rispetto a Razgatioglu per quanto riguarda ovviamente soltanto la prima gara, che ovviamente lascia il tempo che trova. Ovviamente con i round che saranno schedulati da agosto in poi, i veri valori in campo saranno ovviamente messi protagonisti, considerato anche che seppur un campionato ridotto avrà ovviamente tanto valore per una stagione 2020 che era partita sotto i migliori auspici con delle gare veramente incredibili. Mi ricordo la gara vinta da Razgatioglu, veramente c'erano tre piloti in 10 millesimi, tutte gare combattute, segno che la Superbike, a differenza della MotoGP, ha tanti costruttori che se la possono giocare. C'è un dominatore, vero sì, che è Jonathan Rea, ma non c'è quello che ammazza le gare e domina come Marc Marquez, che vince praticamente tutte le gare così come è stato l'anno scorso e rende la MotoGP in questo caso un po' più noiosa rispetto a una Superbike, dove ci sono moto più combattute, moto forse un po' più equilibrate, e probabilmente è un campionato dove il talento del pilota conta ancora molto, a differenza magari della moto come in MotoGP, per quanto Marquez sia un talento, anche se come personaggio non è propriamente il massimo della simpatia. Dopo la prima gara australiana dunque abbiamo dei valori ben definiti con Yamaha, Kawasaki e Ducati, che sono al momento un gradino sopra tutte le altre contender, soprattutto per quanto riguarda la nuova Fireblade della Honda, che effettivamente ha fatto molta fatica, soprattutto con Alvaro Bautista, che era arrivato da, come dire, punta di diamante della scuderia giapponese. Ancora deve crescere BMW, che con Sykes e Laverty ha comunque una bellissima coppia, a mio modo di vedere, anche se BMW soffre ancora per quanto riguarda il motore rispetto alle altre scuderie, anche se Sykes ha dimostrato di avere sicuramente il manico, perché la pole position dell'Australia l'ha fatta lui, ma in gara ovviamente la BMW è una moto tutta ancora da vedere e tutta ancora da dimostrare. Tra l'altro, a proposito di Superbike, per le prossime stagioni ci sarà un rientro molto importante, che è l'MV Agusta, che dunque tornerà dopo stagioni in Supersport a schierare una moto ufficiale anche in Superbike, una moto che Leon Kemmer aveva fatto andare veramente come un semidio e che con Jordi Torres aveva fatto top 10 facili delle scorse stagioni. Dunque ci sarà un rientro importante nel 2021, ma noi concentriamoci sul campionato 2020, che partirà, vi ricordo, il 1 e 2 agosto a Erez della Frontera. Qui Wikipedia in inglese dà ancora il calendario vecchio, ma ricordatevi 1 e 2 agosto a Aragon. Secondo voi chi potrebbe essere il favorito per quanto riguarda la Superbike? Aspetto ovviamente i vostri commenti e le vostre opinioni. Abbiamo il tempo giusto di fare una piccolissima parentesi per quanto riguarda il campionato Supersport, che anche qui aveva una gara già assegnata. Il leader del campionato è Andrea Locatelli, il secondo classificato è Raffaele De Rosa e terzo è probabilmente uno dei favoriti in realtà a questo mondiale, ovvero Jules Cluzel. Attenzione alla scuola francese in Supersport, perché con Cluzel, Perolari e Maillat sono sicuramente degli assi incredibili per quanto riguarda questo campionato, sono ormai degli specialisti di questa categoria. Ovviamente, così come l'anno scorso il team Bardet-Vanbrosch con Locatelli ha fatto il primo posto, il Bardet-Vanbrosch e il team campioni carica con Federico Caricasula, che adesso è in Superbike, Locatelli si è adattato subito bene a questa moto, anche se ovviamente anche in questo caso è la prima vittoria della stagione e di fatto vale per la prima assegnazione dei punti. Attenzione ovviamente al riscatto di Randy Krumenacher, che con la MV Agusta è caduto nella prima gara e secondo me può essere anche lui considerato, ovviamente deve essere considerato, un favorito per la stagione 2020 di Supersport, considerato che è campione in carica. Vedremo come si comporterà anche la categoria intermezza, diciamo, della Superbike, in attesa che parta anche la Supersport 300 con addirittura 50 piloti iscritti sempre ad agosto. Fatemi sapere dunque cosa ne pensate per quanto riguarda i favoriti di questi campionati e le derivate di serie. Il saluto da parte di Matteo Torghi, dunque ci vediamo al prossimo video.